aumentare ancora di più l'autostima, ti fanno capire che sei veramente forte, ed è un brutto segnale invece per le antagoniste, non dimentichiamo, Chi sono perché le antagoniste del Milan? l'antagonista del Milan, secondo Un nome me, secco, uno, l'Inter. tagli fuori la Juventus? Ecco, lì volevo arrivare. È dura perché le distanze sono già tante, ecco, non, no, la Juventus non sta dando prova di continuità di risultati, ecco, T'ha soprattutto. deluso un po' la Juventus di questi ultimi 2 anni? Ma no. Onestamente, per il progetto, Sai, per il Valentina, mercato, per il ridimensionamento che c'è. Dimmi, dimmi. il discorso è uno. Alla Juventus devi vincere. Nel momento in cui non vinci, Il resto non conta. non conta niente più. Quindi poi si può iniziare da zero, si può iniziare da uno, due, però al tifoso conta la vittoria. So che è difficile, e bisogna pure iniziare, no? Da qualche parte. Penso che quest'anno comunque le cose siano state fatte nella maniera giusta, perché è comunque arrivato un allenatore bravo, un direttore preparato, è tornato un nome importante, un cognome importante per la Juve, che è Agnelli. Agnelli. Sono state poste delle basi, è inevitabile che il tifoso juventino vuole vincere, perché io dico sempre, quando arrivi due non si ricorda nessuno, ecco. Ma anche a gennaio, secondo te, in questo mercato sono state fatte le cose da Juve? Non ti voglio mettere in difficoltà, Antonio. No, però ripeto, sono state fatte, cioè, le cose che secondo me, non lo so, si potevano fare. Certo. Non, cioè, io non so adesso che tipo di investimenti si potevano fare o meno. Comunque sono arrivati dei giocatori anche importanti, anche lo stesso Toni. Quest'anno comunque sono arrivati tanti giocatori della Juventus, no? Sì. Anche Quindi tanta spesa a tanta spesa sì, è stata fatta luglio, anche, quindi giugno. però l'importante è, ecco, che ci sia un progetto, penso che questo ci sia, questa è la cosa importante. Bisogna avere un po' di pazienza, sapendo benissimo che la Juve conta solo una cosa, vincere. Vincere.